Siamo invece a Milano, dove in mattinata si è svolto un presidio della Lega Nord davanti al Tribunale per dire no ad eventuali attenuanti a Mada Kabobo, il ghanese che nelle scorse settimane ha ucciso a picconate 3 persone. In mattinata infatti il GIP ha nominato gli esperti per la perizia psichiatrica. Per noi al presidio c'era Fabio Pasini, che ha intervistato il segretario nazionale della Lega Lombarda, Matteo Salvini. Salvini non hanno rinviato tecnicamente l'udienza, hanno disposto, hanno nominato i periti per la perizia psichiatrica. Non occorre un perito per renderci conto che uno che va in giro per 2 ore con picconi, con mazze, cambiando arma e scappando non è un matto. È uno schifoso assassino e gli schifosi assassini devono finire in galera, non in manicomio. Non rischiate però di istigare all'odio facendo queste manifestazioni qui pubbliche di fronte al tribunale? C'è scritto Kabobo in galera. Ieri hanno condannato 5 tifosi della Pro Patria a 2 mesi di reclusione perché hanno fatto bu a un giocatore. Ecco, se c'è la galera per 5 tifosi che fanno bu, ci dovrebbe essere la galera per uno che ha ammazzato a picconate 3 persone. L'odio lo suscita qualcun altro. Senta, invece per i ballottaggi, sui ballottaggi, visto che comunque domenica è la partita finale, la Lega in svantaggio rispetto al centro-sinistra, Brescia in pericolo. Contiamo di rimontare. Se la gente va a votare, va a esercitare un suo diritto. Votare è un diritto, non votare poi ti toglie il diritto a protestare. Quindi a Brescia come Lodi, a Bareggio come a Bresso e a Gorgonzola. Conto che la gente vada a votare, poi può votare a destra o a sinistra, la Lega non mi interessa. Votare è già un passo importante. Sono stato in diversi comuni lombardi dove siamo in svantaggio, conto che possiamo recuperare questo svantaggio. Sabine, le istituzioni sostengono il Gay Pride, visto che ci sarà Boldrini appunto a questa manifestazione, si parla di Ius Soli. Come giudicare questa apertura verso, diciamo, delle minoranze, da una parte immigrati e dall'altra omosessuali? Vabbè, sono due discorsi ben diversi. Se la cittadinanza arriva alla fine di un percorso, il diritto di voto per gli stranieri arriva alla fine di un percorso e la clandestinità è e deve rimanere un reato. Per quanto riguarda le scelte sessuali di ciascuno, io sono per la massima libertà di fare quello che si vuole, non ho problemi a parlare di riconoscimenti di diritti e di doveri alle coppie di fatto e alle coppie di qualsiasi tipo. Altro discorso sono il matrimonio e soprattutto l'adozione dei figli, che mi vedono assolutamente contrario. Se i ministri vanno al Gay Pride libero di farlo, spero che vadano anche alle riunioni delle associazioni di disabili che ci saranno in contemporanea, perché ognuno ha le sue priorità. Sul fronte interno Bossi ha detto di volersi candidare alla segreteria. Come avete accolto questa notizia? I militanti e gli elettori della Lega, soprattutto gli astenuti, non sono interessati alle beghe e alle polemiche di partito. Quindi Bossi, io e tutti gli altri farebbero bene a lavorare tanto e a parlare poco. Il congresso c'è stato l'anno scorso e ha incoronato Maroni all'unanimità. Detto questo, la forza della Lega sono i militanti, quindi sono i militanti a scegliere, non penso che i militanti abbiano voglia di tornare indietro. Isolerete Bossi? No, Bossi è colui che ci ha portato qua, io ho eterna riconoscenza per Bossi, però la vita va avanti, la politica va avanti, i militanti della Lega hanno scelto, chiunque faccia polemica contro chiunque non aiuta la Lega, non aiuta il Nord, la battaglia soprattutto in autunno sarà campale contro Roma e contro Bruxelles, e quindi in autunno si decide se il Nord, non la Lega. La Lega è l'ultimo dei miei problemi, se il Nord e la sua economia vive o muore si decide entro l'anno, e quindi se siamo compatti ci giochiamo la partita, se andiamo alla battaglia divisi è un problema. Grazie. Ieri la Lega parlava di tratta dal Nord Africa, dall'Africa, dopo gli annunci del ministro Chiesi, tu condividi la... È un fatto che sono ripresi gli sbarchi di centinaia di persone nonostante la crisi, sicuramente che un ministro dica che la clandestinità potrebbe non essere più reato e che chiunque nasca qua potrebbe diventare cittadino italiano, ormai con internet quello che dici a Milano, che dici a Roma, fa il giro del mondo, e quindi se uno deve scegliere se scappare, andare in Svizzera, in Francia, in Grecia, in Spagna, in Portogallo o in Italia, se in Italia c'è un ministro che dice avanti c'è posto per tutti, è chiaro che vengono in Italia, quindi il ministro fa il male degli italiani e degli stessi immigrati che arrivano qua pensando di trovare quello che non c'è, perché il lavoro non c'è più neanche per noi, quindi figurati. Avete dei dati nuovi su queste eventuali tratte dall'Africa o sono stime che fate? Guardiamo i telegiornali e leggiamo i giornali. Gli sbarchi si erano interrotti e adesso sono ripresi a centinaia al giorno, quindi il ministro ha meglio di me i dati, spero che non voglia l'arrivo di altre migliaia di disperati, perché sarebbe folle. Che io guardo il 77, eh! Io tiro il 77, eh! Cazzarola, siamo i migliori noi, cavoli!